È l'anno di Gianni Motta. Grande favorito, l'alfiere della Molteni è venuto in Svizzera per dimostrare di essere un grande campione, di non aver soltanto vinto il Giro d'Italia dell'anno precedente e soprattutto di voler meritare un posto come alfiere al Tour de France che comincerà fra una settimana. Le squadre per il Tour de France italiane sono due. Una che sarà capitanata da Felice Gimondi, fresco vincitore del Giro d'Italia, e l'altra, cadetta, capitanata invece da Franco Balmamion. A capo di quella di Gimondi sarà Pezzi come direttore tecnico, a capo di quella di Balmamion sarà invece Gastone Nencini. Motta a tutti i costi vorrebbe avere un posto in questa squadra perché si sente in gran forma e deve assolutamente però dimostrarlo in questo Giro della Svizzera. Ed eccoci comunque alle fasi della prima tappa. Da Zurigo si va a Vaduz, attraverso 190 km, tutti di sali scendi. Ci sono diverse fughe e ci sono due gran premi della montagna. Sul primo transita primo Motta, che transiterà poi primo anche sul secondo colle della giornata, accaparrandosi subito i primi punti della speciale classifica di Gran Premio della Montagna. E veniamo ai favoriti di questa corsa svizzera. Oltre a Motta, vediamo Carstens, Godefroot e Ottenbros, tre ottimi velocisti, oltre naturalmente a Fenninger. Siamo a Vaduz e siamo alla volata conclusiva. Tutto il plotone si schiera per il rush finale e a spuntarle è Van Rijckeghem, secondo Gianni Motta. L'alfiere della Molteni si dichiarerà molto deluso di questo secondo posto. Ed ecco invece l'immagine di Van Rijckeghem con la...